Fermo, ferma, la devi trovare un aspetta, modo Michele, farlo. Michele, chi c'è? Luana Borgia con noi, grande Luana. Luana. Chi è Luana Borgia? Ciao a tutti. Uno dei miei miti assoluti del cinema porno, era soprannominata la duchessa dell'hard quando faceva porno. Che stai facendo? Mi dicono che in questo momento stai facendo Amore, io in questo momento sono in cam con i miei fan. Io ho trovato una soluzione, faccio sesso virtuale. Beh, quello come molte persone, diciamo, del tuo mestiere, di persone, come un sacco di persone. Comunque, ma che stai facendo in questo momento in cam? Scusa, con i tuoi niente. Sono in topless, in perizoma e mi hanno chiesto di farmi una masturbazione. Ti hanno chiesto di una masturbazione. Luana Borgia, una masturbazione. Beh, procedi se vuoi tranquillamente, senza problemi. Sei che necessità c'è che avanti, noi partecipiamo? Non c'è nessun problema, ragazzi. Oh. Vai. Ma che noi partecipiamo a sto schifo? Che bisogno no, c'è? Ma che schifo? Perché la masturbazione è uno schifo. Collettiva. È una cosa naturale masturbarsi. Ma ho capito, ma senza dubbio, ma ognuno se lo faccia a casa propria dell'intimità del proprio contesto. Ma la verità. Mia, non sono in giro. Esatto, io. È in casa. No, ma io contesto Cruciani che l'ha chiamata gentile signora. No, ma scusa, io sono qua in casa mia, io non so. Esatto, la signora Luana Borgia, poi dovresti anche omaggiarla, perché ha fatto dei film che restano nella storia del cinema, la signora Luana Borgia. Chiedo scusa se non ho visto i suoi capolavori. Dimmi, che io prossimamente, finito questa pandemia, girerò un film porno. Cioè, torni di nuovo a girare il porno, non ho capito. Sì, girerò un film porno. Cioè, ma tu non giri film porno dal 2009, da 10 anni quasi, da più di 10 anni? Sì, sì. Perché cosa fa? Torni al porno. Che gira? Jurassic Park. Faccio gira un film, sì, molto divertente, con dentro dell'ironia anche. Pure, quindi ma non c'è bisogno. È a puntate. Però c'è bisogno. Sarà una grossa sorpresa. Ma chi è? Maestro Salieri, per caso, no? Non ti dico niente, ma sono il primo... Guarda... Il primo sarà lo saprai tu, guarda. Ti manderò a casa direttamente. Non ci dormirò la notte, guarda. Allora, come va? Innanzitutto, con che ti masturbi tu in questi giorni? Non solo per i tuoi fan. Allora, io sono single, sono chiusa in casa da 2 mesi da sola. Stai impazzendo completamente? Com'è? Stai impazzendo senza pisello o no? Io ti giuro, io sto dicendo ai miei amici qua delle camere, ragazzi, il primo che becco quando finisce la pandemia lo distruggo. Cioè il primo che becchi dopo la fine del... Esatto, cioè, non che... esce vivo. Cioè che fai? Cioè, te ne scegli uno oppure vai sul sicuro? Già sai. No, vado sul sicuro, conosco la persona con cui andare. Vai uno su... E chi è il fortunato? Chi è il fortunato, amica mia? Non si può dire. Vabbè, uno. Volevo sapere se volevi essere tu il fortunato, amore. Vabbè, tesoro, ma è complicato, ma diciamo che è complicato. Guarda, ma... non ho capito, ti legherei su un letto pure, nudo pure. Ti ammanetto, ti nutrisco con la flebo, giustamente perché devo nutrire la flebo. Dentro la flebo, oltre a passare gli alimenti, ti metto un po' di Viagra, così per una settimana c'hai sempre il cazzo duro bello in tiro. Io ti sfrutto per una settimana. Tu vuoi sfruttare una persona alla fine della pandemia, metterlo lì a casa e scopartelo per una settimana, diciamo questo. Bravo. Devo recuperare tutto il tempo perso. Vast programma, spiegami un attimo, una cosa. In questo periodo, in questi 2 mesi, quasi 2 mesi, mi masturbo oppure uso i miei toys? Vabbè. Tipo di toys, cioè, tu che cosa preferisci? Che tipo di masturbazione preferisci? Perché molte persone che ascoltano sono interessate alla, ormai stando in casa, ci sono molte donne single come te che naturalmente fanno collegamenti con i loro fidanzati, con i loro amanti, si masturbano in cam, eccetera, eccetera. Tu, al di là della questione dei fans, con chi è che fai da solo oppure ti metti in comunicazione con qualcuno che a sua volta si masturba in telecamera, diciamo, col telefono, eccetera? No, a volte mi metto in comunicazione con qualcuno e si fa sesso virtuale, mi si masturba e io immagino la scena, gli parlo e mi masturbo anch'io, uso questi toys e raggiungo l'orgasmo. Ecco, ma qual è il toys preferito di Luana Borgia? Che tipo è? Piccolo, grande? Allora, il toys mio preferito, che mi fa godere come una matta e mi fanno godere i fan, si chiama Lush. Praticamente è un toys che tu inserisci dentro all'interno della vagina, sì, che c'è una batteria, che i ragazzi, ti dico ragazzi, chi ti fa godere di più? Allora vedi che iniziano a scendere i token e vedi che l'uscio vibra e ti fa godere. Cioè, ma non deve essere necessariamente grosso dunque questo vibratore? No, giusto? È piccolino, è un aggettivo che si inserisce all'interno della vagina. Ho capito, ma tu sei amante delle, in generale delle grosse misure oppure no, oppure delle piccole
deve essere normale la misura. Ah, io normale, dico, normale. Deve essere troppo lungo che sfondi, troppo largo che slarghi, ma duro che duri. Cioè, per cui sì, questo è un classico, diciamo. Questo però è una buona notizia per chi, non lo so, come Parenzo. Che succede? Ti stanno chiamando? No, sono i fan che chiamano su Skype. No, scusami, questo è interessante perché persone come Parenzo, che sono dotate, diciamo, di misure non particolarmente prestanti, possono essere tranquilli da questo punto di vista. Devono soddisfarla, non c'entra la grossezza, la lunghezza o quanto. Ma io, come sapete, non partecipo mai a questo tipo di conversazioni. No, ma è interessante anche tu. Le reputo di una volgarità inaudita. È interessante, ma no, per te. La volgarità mi fa anche un po' senso, sta signora qui. Che si esibisce Luana Borgia, il confine, amico mio. Dai, su. Luana Borgia è uno dei miti del film porno, amico mio. Ma non l'hai visto? Oh, praticamente è mia coetanea. No, è mia coetanea, ma ti giuro che è mia coetanea. È una nonna, ma quindi. No, ma scusa, una nonna. È Jurassic Park. Ma dille di qualcosa. Ma di qualcosa. È una vecchia di 50 e passa anni. È una vecchia di 50 anni. Ma dice al tuo amico, se dice che io sono così vecchia. È una vecchia, ho 55 anni. Un Skype con me in diretta, poi vediamo. Ma non ho nessuna intenzione, signora. Mi dispiace. Vai a vedere la vecchia Skype. Vediamo se è vecchia. Vediamo se è vecchia. Di andare la, vedere io. Dalla ma nonna di Pornhub, ma te se magna, come diceva, nonna, come diceva cosa? Nonna, come diceva una volta Semproni, te se magna proprio così. Bravo, te se magno tutta io. Ma quella ti mangia. Qual è la tua, diciamo, la cosa sessualmente, cara Luana? Lo vogliamo dire ai nostri ascoltatori, la cosa che ti fa godere di più, cioè la situazione sessuale che ti fa godere di più, sia nelle scene che nel privato, ormai le scene non ne fai più. Sì, vabbè, io adoro soprattutto il rapporto anale. Eccolo qua, molto bene. Io impazzisco per il rapporto anale. Dunque, là bisogna essere prestanti però, per quello, cioè, diciamo la verità, bisogna essere prestanti. La prima volta è l'uomo, non è una cosa di tutti il rapporto anale, non è che tutti quanti lo possono fare facilmente, bisogna essere particolarmente, diciamo, adatti a quella roba là, no? O no? No, ma sai cosa? Sì, ti devi piacere, poi devi essere portata per fare rapporto anale. Non tutti lo fanno, eh? No, appunto, dico, uomo, dico, no? Cioè, scusa, tu non avevi un compagno fino a poco tempo fa con cui facevi scambismo? Sì, ma purtroppo non mi soddisfava abbastanza il mio compagno, allora da 2 mesi sono single da questa parte. Sei single? E non ti manca in questi... Non mi sento più fidanzato. Ma in questi 2 mesi non ti è mancato tutto il mondo? Tu sei fatto scambismo, cose di questo tipo? Non ti ma sta mancando? Ma io sto impazzendo, guarda, io i primi tempi scleravo, ma dopo vabbè, si ritornerà prima o poi alla normalità, penso, no? Ma guarda, amica mia, lo sai qual è il dramma vero? Che i rapporti personali, cioè i rapporti di pelle, i rapporti di sensazioni, sono quelli che adesso sono minacciati, capito? Per cui appunto, mi mancano tantissimo, io ero abituata a viaggiare, andare nei miei locali, avere contatto con le persone, fare i miei show, andare in locali di scambio di coppie, a me mi manca tutto questo. Sai che c'è il mio regista che è appassionato delle tue labbra vaginali, così mi ha detto prima, cioè appassionato. Se vuoi dopo digli al tuo regista, se vuoi dopo gli mando una foto. Cioè dice che quando vedeva i tuoi film, quando vedi i tuoi film, che particolarità hanno, scusa, le labbra vaginali? Evidentemente erano carnose, ritoccate, non lo so. Sono cosa. Belle e carnose. La duchessa dell'Ard, caro Parenzo, la duchessa. Comunque, dille al tuo amico se vuole, gliela mando una foto tramite Skype delle mie labbra vaginali. No, signora, la ringrazio molto. Non è, diciamo, il tipo di, come dire, di affair che mi interessa. Quindi continui pure con le sue splendide attività. Ma cosa che ti interessa? Si può sapere cosa una ti interessa. Guardi, e a me, ad esempio, piace molto approfondire con il professor Zagrebelsky tutta la questione relativa appunto allo stato di diritto, all'evoluzione della nostra democrazia e tutti i problemi legati alla democratura di Orban. Questi sono gli aspetti, diciamo, che mi piacciono di più. Lo stato poi di eccezione. Esatto, l'Unione Europea, la questione appunto del MES, l'accordo che questo è, se lei quindi a te proprio di sesso non ti interessa. No, proprio. Non gliene frega niente. Non è come te, Cruciani. Dai. No, assolutamente. nella maniera più assoluta. Vabbè, amica mia, ti abbraccio, ti ringrazio, a presto. Ciao. Arrivederci, signora. Buona serata, ciao ragazzi. Arrivederci, signora, grazie.